Come mai oggi qua? Che cosa vi aspettate da questa campagna elettorale? Mi aspetto che per la prima volta dopo tanti anni si possa realmente dare un cambiamento a questa città che ne ha bisogno. Ne ha bisogno realmente. Cosa dici, che intendi per cambiamento? Intendo che serve buona politica, perché fino ad oggi Marsala è stata razziata da tutti, i politici fuori, e bisogna riprendere da Marsala, e Massimo credo sia la migliore espressione che possa aiutare a Marsala stessa a crescere. Senti, ma un sindaco è importante, ma è anche importante che abbia una bella squadra, e quando dico bella significa qualità, competenze e anche che, diciamo, una capacità esterna di farsi ben volere dalle persone, di essere considerate persone socievoli, disponibili, anche affettuose, perché c'è stata molto spesso troppo alberigia. Assolutamente, infatti io in prima persona, insieme a mio padre Enzo Domingo, che sarebbe stato uno degli ipotetici candidati a sindaco, abbiamo sposato la causa di Massimo proprio per l'affetto che da anni ci lega e per i progetti e gli obiettivi che intende raggiungere lui insieme alla squadra composta da noi e da tante altre brave persone. Noi abbiamo sposato il progetto di Massimo Grillo perché crediamo che sia spendibile, che abbia le qualità e quell'esperienza politica necessaria che possa ridare alla città di Marsala quel grande entusiasmo per ritornare a fare politica anche in mezzo alla gente, soprattutto riequilibrando quel rapporto che è mancato con i cittadini. Massimo Grillo rappresenta quell'area popolare, democratica e laica, e credo che la città di Marsala possa dare un contributo notevole a quelle che sono le aspettative di questo territorio che finora è stato penalizzato, e credo che la città, che era la quinta della Sicilia, sia rimasta ai margini proprio del comprensorio regionale. Una campagna elettorale serena, una campagna elettorale, mi auguro, di gente, con gente soprattutto preparata, ma che abbia soprattutto a cuore le sorti di questa città, il bene di questa città. Mi auguro che ci sia tanta gente pronta a dare il proprio sostegno ad candidati preparati e a candidati soprattutto che amano e che hanno già dimostrato più volte di amare questa città in maniera smisurata. Ma io mi aspetto che si possa ridare a Marsala quel sindaco che Marsala merita, fondamentalmente. Un sindaco capace, un sindaco che ha voglia di fare, un sindaco che fa a tempo pieno il sindaco e che abbia anche quelle capacità di esportare fuori Marsala un progetto politico che non può fermarsi alla sindacatura a Marsala, ma che deve andare alla regione, deve andare anche a livello nazionale. Ma innanzitutto l'elezione di Massimo Grillo è quella a cui credo più di tutte. E sono convinto che con Massimo possiamo dare il valore aggiunto che Marsala merita sicuramente. È un momento di cambiamento per la città. Beh, grandi, grandi numeri, grandi cose. Credo sia una bellissima candidatura quella di Massimo, una candidatura onesta, di gente per bene. Questo è quello che serve alla città di Marsala. Mi aspetto una persona competente, quale può essere Massimo Grillo, e quindi che si sappia comportare per come sa fare lui e per come veramente si aspetta il popolo di Marsala. Ma credo che ormai il fondo l'abbiamo toccato, quindi spero che si possa solamente risalire. Quindi vediamo un attimino, valutiamo bene e attentamente. Mi aspetto qualcosa di molto propositivo, sia per tutti i candidati al consiglio che per il sindaco. Ovviamente siamo qua apposta per lui, per sostenerlo, incoraggiarlo, e forza Massimo Grillo. Tu sei candidata? Sono una delle candidate. Ah, ecco. E cosa pensi che debba avere come requisito un candidato al consiglio comunale? Prima di tutto credo che un buon livello di scolarizzazione sta alla base di ogni cosa. Una formazione intellettuale per me è fondamentale. Dopodiché una cultura politica di base, ovviamente di base popolare. Mi aspetto una campagna elettorale, insomma, che si mettono a fuoco quelle che sono le tematiche della famiglia, delle imprese, delle aziende, della società, di Marsala dal punto di vista economico, di sviluppo economico, che si pigliano i temi più importanti di questa città, che era una delle città più ricche d'Italia, che oggi è una delle città più povere d'Italia. Quindi bisogna trovare un sindaco che sia capace di mettere a fuoco tutto quello che c'è da mettere a fuoco, ma non solo il sindaco, ma soprattutto il consigliere comunale, che è la parte più politica che può far emergere quello che c'è da fare. È tanto per la città, perché abbiamo bisogno di un bravo sindaco che si occupa un po' dei bisogni della città. Bravo che vuol dire?
che si occupi dei bisogni della città, infatti. Un po' dei bisogni soprattutto dei giovani, ma anche dei bambini. Fare magari una... Noi diciamo sempre giovani e bambini, ci siamo dimenticati che c'è una categoria, no, c'è una categoria che si chiama donne e che è molto sottovalutata, anche perché la politica viene fatta al maschile e le donne che hanno una famiglia con figli eccetera eccetera fanno fatica a stargli dietro. E se vogliono lavorare non sempre hanno gli asili adeguati quando devono essere asile nido eccetera. E quindi che cosa bisogna fare anche per ridare il lavoro alle donne che per esempio hanno cresciuto i figli e che a 45-50 anni decidono di dire adesso voglio lavorare. Ogni volta qualsiasi cosa si vuole fare vogliono ragazzi di 20-30 anni massimo. Ha ragione, ha pienamente ragione, non è giusto, sì. Non so che cosa farà lui, sono qui proprio per ascoltarlo, per vedere un po' anche per noi che cosa farà. Io sono una madre che lavora e ho avuto un po' di problemi quando era piccolino effettivamente, conciliare tutto non è facile, vedremo un po' cosa dirà oggi. Mi aspetto di trovare gente che abbiano una responsabilità maggiore a quella che hanno avuto prima gli altri. Responsabilità significa non metterci la faccia, ma metterci anche il culo. Che cosa ti aspetti dalla campagna elettorale? Un successo, evidentemente, ancor più che per la lista Progettiamo Marsala, ancor più che per il candidato sindaco Massimo Grillo, un successo per la città e per i cittadini. Io mi aspetto che sia una campagna elettorale serena, tranquilla, leale, all'insegna del buon senso da parte di tutti i candidati, sia quelli che sono in corsa per la sindacatura, ma soprattutto da parte dei consiglieri comunali, i quali debbono utilizzare il buon senso e il rispetto reciproco e non scadere in bassezze che non si addicono ai cittadini di questa città. Quindi non ostruzionismo ma una vera politica, saper parlare l'italiano me lo auguro e comunque avere delle idee chiare e dei progetti fattibili, percorribili. Senz'altro, anche perché l'ostruzionismo non fa parte della politica, la politica è un'altra cosa. È la scienza del possibile che si può fare e bisogna portare avanti dei progetti fattibili nell'interesse dell'intera comunità marsalese, la quale comunità dopo un periodo buio di alcuni mesi di commissariamento langue ed è sprofondata e ha bisogno di una rinascita a partire dalle piccole cose e dall'ordinaria amministrazione per poi passare a un'amministrazione, a una gestione più alta, perché bisogna guardare lontano e bisogna guardare anche di come progettare questa città per i prossimi 50 anni, perché guai a fermarsi al di là del proprio naso. Occhio lungo. Bisogna volare alto e io spero che il Consiglio Comunale, che è l'organo di programmazione dell'attività politica di questa città come di tutte le città, sia in grado di guardare lontano e di volare alto. Assicurano i servizi pubblici, la pulizia, l'ordine e che ci sia l'impegno anche per le nuove generazioni, per le nuove leve. Come cittadino voglio ascoltare i vari candidati e per poi fare una valutazione. Ma cosa si aspetta? Che cosa dovrebbe avere un sindaco? Un sindaco delle caratteristiche di etica, di morale e di ascolto. Basta? E di ascolto in questa fase. E poi quando diventa sindaco? Capacità di amministrare, capacità di recuperare delle risorse di cui Marsala ha tanto bisogno per le infrastrutture e per i servizi. Che ci siano delle iniziative di rilancio per la nostra città, perché abbiamo veramente tanto bisogno. Il governo, la città è in crisi, la sofferenza sociale è altissima e quindi questo crea tanta difficoltà a tante famiglie. Quindi siamo speranzosi e crediamo in una buona risorsa che possa dare un rilancio. Mi aspetto soprattutto una campagna elettorale leale. Marsala ha bisogno di politica, Massimo Grillo può essere il sindaco del futuro, può essere il sindaco che può creare i giusti presupposti per far sì che questa città ritorni a essere la quinta città della Sicilia. Sei contento? Sono molto contento.
non potrei essere altrimenti, perché finalmente un caro amico è ritornato a fare politica seria. Cosa ti aspetti? Io da Massimo mi aspetto tanto, anzi direi tantissimo. Gli ho detto sei contento perché lui è il dottore Pomiglia, è sempre stato amico di Massimo Grillo e l'ha sempre sostenuto. Sempre. Quindi lo so, e quindi mi è venuto spontaneo dire sei contento, perché giustamente chi conosce le storie e le persone sa anche le amicizie, le frequentazioni e i sentimenti. Deve dare tanto per questa città, indubbiamente, perché è una persona veramente qualificata in quanto ha agganci in tutti i posti, è una persona che è abituata ad amministrare, è una persona da questo punto di vista molto affidabile, perché sa dove si deve collocare e soprattutto ha la capacità di sapere coinvolgere gli amici, lo starà dimostrando soprattutto ora in questa fase. Allora, intanto da parte di tutti i cittadini secondo me ci sono veramente tantissime aspettative, Marsala ne ha veramente bisogno ed è sotto gli occhi di tutti. Poi mi aspetto che il sindaco curi innanzitutto, cioè abbia un'attenzione per tutto ciò di cui la città di Marsala ha bisogno, dalle infrastrutture, quindi all'ambiente, all'istruzione, chiaramente non ne potrei fare a meno di parlarne perché da persona di scuola per me questa è una questione prioritaria, e poi tante altre cose. Soprattutto bisogno di coesione, Marsala ha bisogno di questo, di coesione, e poi costruire insieme il futuro per i nostri figli, perché adesso siamo veramente un po' abbandonati. Ecco questo. Un augurio. Grazie. A Massimo. Si pensava di candidarla a sindaco, poi non è stato più candidato a sindaco e appoggia il sindaco Massimo Grillo? Assolutamente sì, e con convinzione. È un progetto politico non solo interessante, direi provvidenziale, e che smentisce l'inesorabilità delle coalizioni intese come sommatorie di partiti, di sigle o soprattutto come sbarramenti, cioè schieramenti. Noi siamo tutti sulla stessa barca, i marsalesi devono impegnarsi per Marsala, non per uno schieramento da una parte o dall'altra. Fin qui hanno fatto comodo ai padroni del vapore queste separazioni. È il momento di metterci insieme, e questo cartello di simboli, ma soprattutto di intelligenza e di buona volontà, è la dimostrazione che si può stare insieme, gente di provenienza o di ideologie, come si diceva una volta, cioè di tendenze di centrosinistra, insieme ad altri che di centrosinistra non sono, ma che comunque sono accomunati dello stesso amore per lo stesso comune, cioè per questa meravigliosa città che deve tornare a essere bellissima. Ecco il motivo del mio impegno attorno a una candidatura che ci rappresenta e nella quale davvero ci riconosciamo. Stiamo parlando con il dottor Enrico Russo, che appoggia la candidatura di Massimo Grillo? Ovviamente. Nostro movimento Progettiamo Marsala, di cui io sono il portavoce e quindi sono la voce dell'assemblea del nostro movimento, ha deciso di appoggiare la candidatura di Massimo Grillo, e quindi io sono qui insieme agli altri a proporre e ad appoggiare questa candidatura. Ha fatto un discorso molto interessante e coerente con quello che si era imposto di fare. Ha chiesto di fare un passo indietro a una vecchia politica per cercare di cambiare veramente sorte questa città, ci riuscirà? Ma io, se ci riuscirà, io mi auguro assolutamente di sì, ha le capacità sicuramente per farle. Il nostro movimento nasce proprio da questo, da una conflittualità, detto tra virgolette, con i partiti tradizionali, tant'è che siamo un movimento civico. Lui ha parlato di una grande coalizione civica, al di là degli steccati, al di là delle ideologie e dei colori, quindi mi pare che ben si sposi con questi che sono i nostri principi originari. We'll be right back.